Sostenibilità, gestione del verde, racconto del territorio. Riccardo Perfetto ci parla del recupero delle aiuole in cui ha realizzato una vigna urbana sul mare, davanti a suo Barbaian. È un'iniziativa che abbiamo voluto coltivare, utilizzare uno spazio pubblico e ornamentarlo con prodotti tipici del territorio. Quindi la vigna innanzitutto rappresenta la vita. E in questo territorio paradossalmente noi non ne vediamo, ma il nostro territorio ne è pieno. Un pergolato naturale che offre un luogo di ristoro dalla calura, ma al tempo stesso parla del nostro territorio. Uva e fichi autoctoni al posto di piante ornamentali. È un progetto innovativo tra i primi in Italia. Questo è uno spazio pubblico, una aiuola pubblica che noi abbiamo adottato e abbiamo creato questa vigna fruibile a tutti. C'è quindi la possibilità di poter utilizzare questo spazio come spazio, diciamo, di refrigerio o come spazio per la lettura di un libro, ad esempio. L'impianto l'abbiamo realizzato noi in autonomia, le vigne adulte erano di mia proprietà, le altre vigne sono state acquistate da vivai, diciamo in tutta Italia abbiamo cercato le varietà e le abbiamo piantate, della cura me ne occupo io, ma ci sono altre aziende agricole che fanno questo di lavoro e che ci danno una mano a seguire tutto ciò che c'è da fare per la cura della vigna. Dalle documentazioni esistenti esiste una vigna urbana molto più grande in Francia che occupa uno spazio antistante al mare e l'altra vigna esistente in un castello a Torino. Dopodiché questa è, diciamo, in piccolo, in miniatura, è una seconda in Italia.